Buongiorno, siamo qui con Gianluca Liparodi del team Enterprise Microsoft, partner del team Sapienza al Solar Decathlon. Ci sono delle domande per lei. La prima: negli ultimi anni si sta assistendo ad una rivoluzione della rete e del modo di interagire con gli oggetti che ci circondano, grazie allo sviluppo della tecnologia dell'Internet of Things. Può spiegarci di cosa si tratta esattamente e in quali settori può essere applicata? Sì, come dice la parola stessa, Internet delle cose è un neologismo che è stato inventato proprio per rappresentare l'estensione della Internet come la conosciamo alle cose e agli oggetti che usiamo ogni giorno. Questo modello adesso si sta impattando sia sul mondo dell'industria in generale, ma anche nella nostra vita quotidiana. Quindi immaginate la lavatrice intelligente piuttosto che il frigorifero, ma anche su concetti molto più importanti come possono essere per esempio la gestione del traffico piuttosto che la meteorologia in generale. Bene, e sentiamo parlare continuamente di smart city. Qual è il ruolo dell'Internet of Things nel raggiungere l'obiettivo di una città intelligente a misura d'uomo? Allora, nel momento in cui questi oggetti cominceranno a parlarsi tra di loro e saranno supportati anche da strumenti come sono per esempio i nuovi concetti di intelligenza artificiale, si potranno affacciare dei concetti estremamente nuovi per noi, anche per come noi affrontiamo la vita di tutti i giorni, come ci rapportiamo col pubblico, come possiamo abbattere la burocrazia, ma anche come possiamo fare per esempio efficienza nelle attività che eseguiamo quotidianamente. Questo è un po' il concetto. Un'ultima domanda: esistono degli aspetti negativi? Quali sono i maggiori rischi associati all'utilizzo e allo sviluppo di questa tecnologia? Sì, ci sono dei rischi relativi soprattutto al mondo della sicurezza. Ecco perché bisogna fare attenzione nel momento in cui si sposa questo tipo di percorso, di idea, e tener conto appunto dei fattori di come prevenire aspetti relativi alla protezione che risiede all'interno dei nostri oggetti. Una delle regole base appunto dell'IoT è che questi servono per distribuire le informazioni e raccogliere le informazioni, ma cercare il più possibile di evitare di controllarli remotamente, se non con opportuni meccanismi sicuri. Grazie.